Domenico Marcone è un fotografo che adopera con molta parsimonia le tecniche digitali. I suoi scatti sono semplicemente dettati dall'emozione e dall'immediatezza. Capiamo però come inizia la sua carriera nel mondo della fotografia. Quando e come inizia lei a fotografare? Allora, io ho cominciato a fotografare nel 65. Andando all'università mi sono trovato a condividere la stanza con un malato di fotografia, il quale mi ha infettato. E l'hobby ha continuato fino ad oggi. Inizialmente era girare con la macchina fotografica solo per documentare concerti o cose varie. A quei tempi bastava mettersi una scritta stampa e si entrava a tutte le parti. Mi divertivo a vedere i concerti e mi divertivo a fotografare. Successivamente è rimasto l'hobby familiare, poi da quando sono andato in pensione il discorso è diventato un pochino più complesso, mi sono dedicato in un modo un pochino più approfondito, anche con una ricerca di tipo diverso. I lavori praticamente li potremmo suddividere in quattro gruppi: i paesaggi abbastanza simbolici, metaforici, l'acqua e bene o male le gocce e gli astratti. Le fotografie possono veicolare messaggi molto forti e suscitare anche polemica. Accade nella sua opera oppure lei si tiene distante da questo concetto? Allora, dovremmo dividere in due periodi. Nel primo periodo il discorso si manifestava in questo modo. In tutte le foto l'uomo è sempre assente, quindi è già una forma di polemica forte. Però non è del tutto assente, è presente sempre con degli indizi, una panchina, un mazzo di fiori o cose di questo tipo. Per cui è un'assenza volutamente critica la mia, letta in modo critico, perché è un'assenza ingiustificata praticamente. Ma la sua opera include anche altre forme di espressione artistica, come la pittura ad esempio, no? Allora, io giro sempre con la macchina fotografica appesa al collo. Il divertimento consiste nel cercare in natura qualcosa che abbia degli elementi pittorici. Ovviamente il tutto parte nel percorso dall'osservazione della realtà e dallo studio della composizione. Nelle foto non ci sono fotomontaggi, trucchi o cose del genere. Io abituato con l'analogico inizialmente e stampavo in camera oscura, quindi continuo con i programmi di fotoritocco a fare esattamente quello che si faceva in camera oscura. Ritaglio, un pochino di contrasto e basta. Dove possiamo vedere le sue fotografie? Allora, nel mese di settembre ho realizzato una mostra a Campo di Giove che è andata benissimo. Più avanti penso a Natale, ma è ancora in fase di accordi, una mostra su Corso Mantonè. Ci terrei a dire una cosa: in tutto il percorso importante è stata anche la presenza e la collaborazione con Roberto Di Giampaolo, pittore di Silvi. Spesso realizziamo appunto mostre insieme e ci influenziamo un pochino a vicenda, e sicuramente lui ha influito molto in questa ricerca, nelle mie foto, degli elementi pittorici. Grazie mille.